quindi non è il discorso economico che in qualche modo alleggerisce l'impegno, anzi il vero problema è sperare ogni evento di riuscire a quadrare i conti e non rimetterci e mettere le mani in tasca. Per questo il discorso cuore ha una valenza straordinaria, non lo fanno per i soldi, lavorano, si impegnano tanti giorni con passione per fare una cosa bella e non guadagnare nulla, spesso dedicando il loro tempo personale a questo e trascurando quelli che possono essere interessi economici e vita personale e privata. Quindi io chiedo a voi di fare un applauso a loro e a tutte le persone che lavorano, perché non è una questione, se fosse stato per i soldi io penso che forse già la terza edizione sarebbe finito tutto. Quindi grazie Giuseppe, hai accennato una cosa molto seria. Anna Catanzaro, presidente Prologo in che anni? Buonasera, io sono stata presidente dal 2013 al 2017. Benissimo. Però sono socio ovviamente anch'io, non li lascio, anche se non hanno la Polo Blu questa sera, però anch'io faccio parte dello staff. Forza, saluti per i 25 anni. Allora, innanzitutto io voglio ringraziare, sicuramente lo farà dopo il presidente, tutte le aziende agricole che come ogni anno ci aiutano e contribuiscono con le fragole. Grazie a loro noi riusciamo ad organizzare questa manifestazione. E ai nostri sponsor che tutti gli anni ci confermano la loro fiducia. Come hai detto tu prima, comunque abbiamo bisogno di soldi per organizzare questa manifestazione. Il nostro sponsor ufficiale e tutti gli altri sponsor. Io ci tenevo a sottolineare un'altra cosa, poi la parola a Mario Maiorana, perché tante cose che magari dimentico nella scaletta, tu sei, ecco, quello che dovrebbe tiene le fila. Parlo di sponsor, si chiamano così, ma non sono sponsor, sono sostenitori più che sponsor, perché non è la pubblicità che debbono avere in cambio, ma debbono avere, è quello che fanno, ma io lo ribadisco, la voglia di contribuire alla riuscita al di là della pubblicità. Qualunque cosa sia, un bigliettino da visita o un cartellone da 100.000 euro, non è quello l'argomento del contendere, ma è la volontà di far crescere questo paese e di portare la fragola al centro del mondo, al di là della pubblicità. Quindi diamolo a prescindere il contributo, anzi, se lo diamo e non ci facciamo la pubblicità, dimostriamo di volere bene al paese davvero. Mario. Grazie, io sono l'ultimo presidente, ho vinto una competizione elettorale estremamente dura e quindi no, ora torno serio per un attimo, ho preso il posto ad Anna, però insomma dopo una lunghissima battaglia devo dire, no, torniamo seri, sicuramente essere qua dopo 25 anni è un'emozione intanto, un po' per tutti quanti noi. Perché significa che comunque c'è un gruppo, come si diceva prima, affiatato, ci sono rapporti, ci sono legami d'amicizia che durano nel tempo e questo già di per sé è un grande successo. Poi 25 anni che sono stati spesi a valorizzare un prodotto agricolo che è tipico, comunque che in questa zona riesce a dare sicuramente dei grandi risultati ed è un prodotto agricolo che è stato importante per quest'area, lo dicevo prima al convegno che si è chiuso poco fa, è stato importante da un punto di vista economico per le imprese e da un punto di vista sociale perché ha consentito a tantissime persone di trovare un impiego in una terra difficile come quella in cui viviamo, quindi per questo io credo che questa manifestazione